Un saluto da Ivan Paparelle, ben ritrovati sul nostro canale YouTube. Oggi conosciamo il nuovo LG V60 TQ, il nuovo top di gamma del produttore. Uno smartphone, ve lo dico subito, che mi ha davvero stupito. Lo sto usando da quasi 2 settimane e mi ha letteralmente rapito, perché regala un'esperienza d'uso quotidiana di altissimo livello. Ci sono tutte le cose al posto giusto e ci sono anche degli autentici punti esclamativi. Ad esempio la presenza del processore Snapdragon 865, che si è già fatto conoscere per una muscolarità notevolissima, ma che in questa circostanza mi sembra sia anche tenuto a bada per ciò che riguarda lo sviluppo della temperatura. In realtà anche su altri telefoni che abbiamo provato non ci sono mai stati dei fenomeni eccessivi di surriscaldamento del processore, ma certamente è una caratteristica abbastanza comune a molti altri modelli. Ecco, questo V60 sembra non scaldare praticamente mai, anche nell'utilizzo più impegnativo. Questa cosa ha un vantaggio, regala anche un vantaggio in termini di autonomia, perché la batteria non tende a surriscaldare e qui siamo in presenza di una batteria addirittura da 5000 mAh. Ecco che il livello di autonomia di questo nuovo LG è davvero sorprendente. Io credo che ci siano alcune persone che con un utilizzo un pochino attento possano addirittura fare 2 giorni di utilizzo del telefono, ma io mi accontento di una giornata bella piena di impegni e davvero il V60 non vi lascerà mai a piedi. Poi vi dicevo, ci sono tante altre cose interessanti, tra poco le vedremo. C'è il jack audio, c'è l'espansione di memoria, davvero un smartphone completo. Ma prima di parlarvi di tutti gli aspetti del V60, vi volevo anche raccontare della presenza di questo utilissimo accessorio che si chiama dual screen, la possibilità di sdoppiare letteralmente il monitor del V60, diciamo una chiave di interpretazione dei display pieghevoli che oggi stanno andando per la maggiore. LG ha fatto una scelta conservativa che tutto sommato trovo estremamente intelligente e anche funzionale, perché c'è una buona solidità e anche il software è ottimizzato per essere utilizzato con questo doppio display. Adesso lo andiamo ad analizzare, ma prima vi volevo raccontare di un'offerta che c'è in corso. Mentre vi sto parlando, siamo a cavallo tra mercoledì 9 e tra martedì 9 giugno e mercoledì 10 giugno 2020, per tutto il mese di giugno il V60 è oggetto di un'interessante offerta. Allora, il prezzo del telefono sarebbe di 999 euro. Fino alla fine di questo mese, quindi fino alla fine di giugno 2020, potrete acquistare lo smartphone a 899 euro e nel prezzo riceverete anche questo modulo dual screen, che da solo costerebbe 199 euro. Di fatto c'è una promozione che vi permette di abbattere il costo complessivo di questo bundle di 300 euro e credetemi, ne vale veramente la pena. Allora andiamo a vedere quali sono tutte le altre caratteristiche del nuovo V60, magari su alcune cose cerco di andare un po' più veloce perché poi voglio dedicare certamente qualche istante al dual screen. Display: il display è un pannello P-OLED con diagonale da 6,8 pollici, risoluzione 1080x2460 pixel, sì, ricordavo bene. Un ottimo display, una buona resa colore, molto bene anche la luminosità. Tra le altre cose, è un display completamente piatto, quindi anche dal punto di vista dimensionale si sentono i 6,8 pollici. Di recente molti smartphone concorrenti hanno il display curvo e la diagonale viene misurata anche dal bordo estremo della parte curvata. Questo fa sì che il display, anche in presenza di una diagonale nominale molto importante, sembri un pochino più stretto. Chi mi segue sa che io apprezzo molto i display di dimensioni generose, perché li trovo estremamente comodi nello sviluppo dei flussi di lavoro quotidiani, soprattutto quando ci si muove in mobilità. Ecco, questo 6,8 pollici è davvero ampio, è un piacere enorme da utilizzare. Nella parte superiore abbiamo anche la fotocamera, che viene incastonata in questo piccolo foro nella parte superiore. Nella parte inferiore i tasti dialogo con il sistema operativo, che naturalmente è Android 10, su cui lavora l'interfaccia di LG. Come sempre i pulsanti sono completamente personalizzabili nella sequenza e anche nel loro numero, quindi li potete spostare a vostro piacimento. Qua ci sono anche in questa cartellina che ho preparato una serie di altre funzioni tipiche del mondo LG, come LG Health per tenere sotto controllo la nostra attività quotidiana, il registratore vocale in alta definizione, il launcher per la modalità gioco e anche Quick Memo Plus per prendere appunti a mano libera anche sul display, con tanti utili funzioni, cose che conosciamo da moltissimo tempo anche per i precedenti modelli di casa LG.
Spostiamoci sul profilo 8,9 mm con 218 grammi di peso. Ve lo dicevo, LG V60 non è un telefonino piccolo, non è uno smartphone piccolo, tutt'altro, si fa sentire nelle dimensioni e nel peso. Ma complice anche questa cornice metallica con questa bellissima finitura, la sensazione è premium, è un telefono che dà una sensazione di qualità importantissima. Pulsante di accensione qui sulla destra, nella parte inferiore abbiamo un connettore USB di tipo C, ecco il jack audio da 3,5 mm, abbiamo qui anche l'altoparlante. Tra le altre cose ho dimenticato, lo sto facendo molto spesso di recente, di parlare anche del sensore per le impronte digitali, che ho trovato anche piuttosto affidabile e veloce. Forse non è il migliore in circolazione, ma si comporta in modo piuttosto valido. Nella parte superiore abbiamo il secondo microfono, un carrellino che ospita una SIM più l'espansione di memoria, altra cosa che mi è piaciuta molto, perché spesso sugli smartphone che utilizzano lo Snapdragon 865 non c'è più neanche l'espansione di memoria, almeno su molti telefoni che abbiamo provato di recente non c'è neanche la possibilità di espandere la memoria. Qui si può fare, quindi è una cosa molto importante. Controllo del volume, qui abbiamo anche il pulsante che ci permette di gestire l'assistente vocale. Parte posteriore con questa finitura che forse non brilla né per estetica, questa colorazione non è esattamente, almeno non è di mio gusto, e tende anche un pochettino a sporcarsi. Il modulo fotocamera occupa una porzione importante della parte posteriore ed è costituito da un sensore principale da 64 megapixel con lente f1.8 e lunghezza focale equivalente a 27 mm. C'è poi un secondo elemento da 13 mm, da 13 megapixel con focale da 12 mm equivalenti, quindi un ultra wide piuttosto spinto, e lente f1.9. C'è poi una terza fotocamera che è un sensore ToF, quindi per la misurazione degli elementi di profondità. Manca una vera e propria fotocamera zoom, ma vi dico che nell'utilizzo quotidiano, anche spingendosi oltre fattori di moltiplicazione, diciamo 2x3x, praticamente non si ha perdita di qualità, quindi il funzionamento è piuttosto affidabile. Chiaro, non abbiamo quei 5-10x che ci sono su qualche concorrente, ma direi che dal punto di vista della flessibilità non ne si sente poi neanche tantissimo la mancanza. Vi dicevo prima di un'autonomia molto importante, 5000 mAh la batteria sotto al cover. Vi ribadisco che anche utilizzando lo smartphone in maniera molto molto impegnativa arrivate come minimo a sera con una riserva di energia molto importante. Molto velocemente qui c'è come sempre la cartella che contiene le impostazioni del telefono. Qui si può lavorare su tutti i dettagli del display. Ecco qui la barra di navigazione di cui vi parlavo prima, c'è anche la possibilità appunto da qui di variare la combinazione dei tasti. L'always on display per le varie notifiche, c'è la vista comfort, una modalità notturna, colore dello schermo che può essere settato anche su tutte queste voci, c'è davvero da perdersi. La luminosità, ok, in questo caso è al massimo per il video. Il timeout in questo momento è fissato in 10 minuti. Sfondi e temi, anche qui si può personalizzare completamente la parte grafica del telefono. Andiamo a vedere anche nelle estensioni, c'è la modalità gioco, c'è la possibilità di registrare la schermata sempre ad esempio mentre state giocando, c'è dual app per sdoppiare alcune applicazioni, quindi per avere due account del, ad esempio dei social o dei servizi di messaggistica istantanea. Si può risvegliare lo smartphone con il doppio tocco. Anche queste sono caratteristiche che non sono certamente delle novità in casa LG. Giusto per fare un riassunto delle caratteristiche di cui vi parlavo prima, ecco qui il Qualcomm Snapdragon 865, ci sono 256 giga di memoria integrati più l'espansione di memoria e 8 giga di memoria RAM, supporto per le reti 5G. Davvero uno smartphone con un livello di connettività assolutamente al massimo livello possibile, credo che sia qualcosa di assolutamente interessante. Andiamo a vedere, no, non YouTube, ma aspettate che ce la faccio, andiamo a vedere la navigazione internet. Ecco qui siamo sul browser Chrome. Ascoltate, facciamo una cosa, io prendo direttamente il dual screen e lo inseriamo, il V60, nel suo
alloggiamento. Allora, tra le altre cose, volevo far vedere un dettaglio di non poco conto. Quando il V60 viene inserito nell'elemento dual screen, c'è anche questo connettore magnetico, quindi troverete in confezione un adattatore magnetico che entra nella cover con un magnete ed esce con un connettore USB di tipo C, quindi potete poi eventualmente ricaricarlo. Grande comodità, tra l'altro è molto molto solido. Da qui potete incominciare a vedere alcune delle funzioni del dual screen. È comparso, come vedete qui, questo piccolo cursore attiva dual screen, e da qui si possono attivare una serie di funzioni, ad esempio estendi schermo. Come potete vedere, stiamo vedendo la pagina di Cellulare Magazine, del sito di Cellulare Magazine, a schermo intero. Possiamo anche gestirlo in questa maniera, possiamo anche poi muovere lo schermo in tutte quante le direzioni, no? Per come ci viene comodo, possiamo addirittura ribaltarlo. Ecco, questa è una di quelle circostanze in cui secondo il mio punto di vista abbiamo una grandissima comodità, perché poter visualizzare il contenuto ad esempio di una pagina a schermo intero, secondo me, è una comodità notevole. Ma altrettanto comodo è la possibilità, ad esempio, di attivare più applicazioni, perché magari mentre state navigando volete chattare, mentre state chattando potete guardare YouTube o fare una serie di altre cose, andare sul magari su un social network, e qui ci sono tutte le varie possibili opzioni. Ad esempio qui ci sono, come vi dicevo prima, le applicazioni che si possono clonare, ad esempio WhatsApp e Facebook. Adesso il secondo account non è stato attivato, ma siamo proprio nella situazione di cui vi parlavo prima. Ecco, qui potreste eventualmente chattare e da qui attivare una serie di altre utili funzioni. Potete ad esempio prendere appunti, potete gestire anche la tastiera, avere la tastiera sul secondo schermo e quindi avere una completa visione come se fosse un piccolo laptop, ed è una comodità davvero davvero impagabile. Quando volete potete anche girare completamente lo schermo al contrario. Quando invece lo schermo è chiuso, avete la possibilità anche di vedere alcune notifiche nella parte superiore. Volendo potete anche rispondere, perché credo che si riesca a vedere anche in camera. Eccolo qui, c'è un secondo altoparlante, o meglio una capsula auricolare esterna, che vi permette di parlare senza neanche aprire il secondo elemento. Allora, è chiaro una cosa, che questo accessorio va alimentato, quindi prende corrente dalla batteria del V60, e qui ovviamente le considerazioni possono cambiare un pochino rispetto a ciò di cui vi parlavo prima in tema di autonomia, ma neanche in modo così esagerato, perché credo che sempre nell'ambito di ciò che vi stavo raccontando, di un lavoro di ottimizzazione che mi sembra davvero ben riuscito, il drenaggio di corrente non è così esagerato. E comunque sia, anche con questo tipo di soluzione, anche usandola molte volte nel corso della quotidianità, a sera ci arrivate lo stesso. Quindi anche per questa cosa credo che sia un successo veramente veramente importante, e complimenti a LG. Volevo farvi vedere per esempio anche un'altra cosa, abbiamo già visto la navigazione internet, adesso magari facciamo anche vedere la come si dice, la parte telefonica, ma visto che ci siamo faccio partire anche questa funzione. Ho eseguito uno scatto con il telefono ed ecco che mi si apre in anteprima la galleria con l'anteprima di ciò che ho appena fotografato, quindi avete una sorta di doppia visualizzazione, live e ciò che avete appena scattato. Mi è capitato di usarlo moltissime volte ed è di una comodità unica anche questa situazione. Allora, facciamo una cosa, mentre smonto il cover, faccio anche partire la chiamata al servizio clienti del gestore che abbiamo nel telefono. Sai che dall'app O puoi gestire tutto online? Scaricala e per qualunque domanda accedi alla nostra... Allora, anche qui davvero ottime notizie. Perché? Perché c'è una parte telefonica ben realizzata, nella ricetrasmissione del segnale direi che non ci sono problematiche, siamo nella media, funziona piuttosto, piuttosto bene. Mi è piaciuta la qualità audio sia in capsula che in viva voce, entrambi volume molto alto e suono di buona qualità. Tra le altre cose, inserendo
il jack audio da 3,5 mm, attivate anche il quad DAC che aumenta in maniera esponenziale anche la qualità dell'ascolto musicale che avete in cuffia, quindi davvero un risultato molto molto importante. Torniamo un istante sulla fotocamera. Vi dicevo che c'è il sensore da 64 megapixel che è un po' il protagonista di questo reparto fotografico. Da qui si può variare la focale 2x, 1x o 0.5, poi ovviamente zoomando si può arrivare anche fino al 10x, esatto, sì, mi ricordavo bene, si arriva fino al 10x. Ora vi faccio vedere anche la resa degli scatti utilizzati, ottenuti con questo tipo di focale. Qui si può lavorare sull'aspetto di forma della fotografia, ho impostato il 16 noni, sulla forzatura del flash, alcuni filtri creativi. Da qui si entra invece nelle impostazioni della fotocamera, quelle un pochino più approfondite. Qui c'è la risoluzione della fotografia che abbiamo impostato in questo caso sul 12 megapixel, se volete potete portarla anche alla risoluzione massima possibile, ma qui c'è un ottimo equilibrio perché riuscite a utilizzare lo zoom e tutto quanto, insomma c'è una resa più omogenea. Poi se volete ottenere le massime performance possibili anche in termini di risoluzione quando ci sono le condizioni ottimali, quindi una buona luce, si ottengono degli scatti davvero notevoli anche dal punto di vista della risoluzione, quindi della resa del dettaglio. C'è anche la possibilità di girare video in altissima risoluzione, si può arrivare addirittura fino all'8K. Scusate, qui ho fatto l'inversione della fotocamera, in realtà volevo attivare, ecco qui, tutto il menu della fotocamera 4K a 60 frame al secondo e addirittura l'8K, e io vi devo dire che anche da questo punto di vista ci sono state delle sorprese, perché la resa video è veramente di alto alto livello, un po' con tutte le risoluzioni, ma direi che con quelle classiche che siamo abituati a utilizzare, quindi direi il Full HD a 60 fps, ma in questo caso anche il 4K a 60 fps, abbiamo una resa notevole del dettaglio, immagini fluide, ben stabilizzate, quindi anche per questo direi che non ci si può proprio lamentare. Questa è l'immagine che abbiamo appena scattato, guardate questa goccia, credo che sia di circa una settimana fa, forse un po' meno, aveva appena smesso di piovere, guardate che dettaglio che ha, è impressionante, trovo anche che sia un'immagine a dir poco suggestiva. Bello anche lo sfocato di questa pianta, guardate qui c'è anche una piccola ragnatela che si vede in un modo incredibile su questa foglia, qui qualche altra prova. Qui i fiori che sono dei fiori finti naturalmente che utilizzo per le fotografie, diciamo in studio, in realtà le ho qui nella mia stanza di lavoro, le tengo sempre a portata di mano, poi fotografo anche all'aperto ma le uso sempre un po' come punto di riferimento. Guardate anche qui il mio elefantino thailandese, che razza di sfocato che ha alle sue spalle, come si è ben comportato. Allora qui ci sono delle altre immagini, quartiere City Life di Milano, questa è una foto scattata con lo zoom 10x, allora chiaramente zoomando molto c'è una perdita di qualità evidente e di dettaglio, ma è un 10x completamente ottico, io credo che sia anche in questo caso ci sia un risultato assai apprezzabile. Queste invece sono immagini scattate con le tre fotocamere, 2x, fotocamera standard e la 12 mm, quindi la ultra wide. Qui una pedalata, anche questa credo di un paio di settimane fa, con tutta la mia famiglia davanti al Duomo, un selfie in questo caso con la modalità ritratto, guardate come è stato anche ben staccato il primo piano rispetto al Duomo, ecco questo invece con l'inquadra e scatta, il Duomo di Milano è più... è più invadente, diciamo così, nella fotografia. Qui una foto, guardate anche sempre al Duomo, alla Madonnina, sempre con il 10x, e anche in questo caso mi sembra che se la sia cavata in modo egregio. Allora, vediamo anche Maya, che qui stava sbadigliando, e anche in questo caso mi sembra che insomma ci sia un dettaglio davvero davvero apprezzabile. Allora cerchiamo anche delle immagini notturne, ecco qua, ci sono anche delle immagini notturne con tutte le focali, anche con
la 64 mega, e mi sembra che anche in questo caso non si possa davvero imputare niente al telefono. È chiaro, i difetti vengono fuori quando scattiamo con lo zoom digitale in condizioni proibitive per ciò che riguarda la luce. Allora, questa foto certamente non è la miglior foto possibile, ma in questo caso sì, forse in questo caso l'esposizione non è proprio perfetta, ma guardate questa invece com'è bella anche dal punto di vista del dettaglio. Io devo dire che è una fotocamera molto valida, probabilmente non è la migliore in senso assoluto perché alcuni concorrenti sono un pochino più flessibili con le focali, magari anche con addirittura la resa, magari quando si scatta al buio, ma siamo veramente ai dettagli, alle virgole di differenza. In realtà la fotocamera è piacevolissima da utilizzare. Credo che si sia capito, è un telefono che mi è piaciuto tantissimo, mi ha sorpreso nella sua ottimizzazione con questo processore così potente e muscolare che ogni tanto tende addirittura a salire di temperatura anche su altri telefoni. In questo caso mi sembra che sia stato ben ottimizzato, c'è tanta memoria RAM, c'è la memoria espandibile, c'è jack audio, c'è tanta autonomia, c'è un'interfaccia che sì, magari potrebbe essere un pochino rinfrescata dal punto di vista grafico, ma in realtà va benissimo anche per ciò che riguarda la resa di tutte quante le sue funzioni. Come facciamo a trovargli un difetto? Non è semplicissimo, perché secondo me anche il punto prezzo attuale è molto interessante. È uno smartphone che forse non brilla per originalità dal punto di vista estetico, anzi forse nella parte posteriore non dà quella sensazione di qualità così elevata come quella che abbiamo sul profilo nella parte posteriore. C'è questa finitura che non è bellissima neanche dal punto di vista del colore, e forse anche il design della fotocamera è perfettibile, ma credo che stiamo parlando anche di gusti del tutto personali che non vanno certo a intaccare il giudizio estremamente positivo che mi sono fatto di questo nuovo LG V60 ThinQ. Mi fermo qui per questa recensione e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.